La presentazione, come è stato già introdotto, si occuperà dei servizi da offrire nel settore alberghiero e ovviamente comprese le locazioni turistiche, sia da un punto di vista strutture ricettive imprenditoriali e non imprenditoriali, da un punto di vista fiscale autorizzativo. Vado a parlare del pick-up. Ah, Quando questo sarà esatto. divertente. Quando vi improvvisate tassinari, noleggiatori con conducente e così via, perché volete portare i vostri ospiti dall'aeroporto alla struttura o alla stazione o non so, in giro, dovete capire, comprendere che questa è una delle attività a maggior rischio. Perché addirittura per gli alberghi, che sono strutture, come abbiamo visto, abilitate a una serie di servizi che non sono comparabili con quelle dell'extraalberghiero, sono fortemente limitati nella fornitura di passaggi in autovettura ai propri ospiti. Infatti, il Ministero dei Trasporti e nelle slide successive vedremo anche il Ministero dello Sviluppo Economico hanno ben delimitato l'area anche a tutela delle professioni che svolgono queste attività. Quindi esiste il noleggiatore con conducente, esiste l'agenzia di viaggi che organizza, no? Itinerari, così Grazie. via, come pure il taxi. Quindi i ministeri competenti hanno da tempo comunicato che non è possibile svolgere attività di trasporto passeggeri che preveda una maggiorazione per i passeggeri, appunto. Quindi se c'è un ospite che sta in una stanza che costa 100 euro e vuole andare a Fiumicino, lo puoi portare tu albergo. Chiaramente, se hai un'autovettura di proprietà, se hai un conducente che è abilitato a questo tipo di servizio, ma non puoi fargli pagare una maggiorazione. Quindi questo tipo di servizio deve essere offerto gratuitamente dalla struttura alberghiera, e ciò vale anche per le strutture extraalberghiere, poi vedremo quali. Anche comunque il seguire queste regole ci deve far tenere conto di quest'altro vincolo. Quindi, una volta che noi comunque siamo così generosi da volerci avventurare nel traffico, accompagnare l'ospite all'aeroporto, alla stazione, al Colosseo, insomma, ciò funziona da un punto di vista normativo, però non siamo coperti per quanto riguarda la responsabilità civile e anche tutti i rischi connessi, quindi infortuni, corna facendo ancora peggio. Perché la nostra polizza auto normalmente non copre questo tipo di rischi. Noi siamo dei privati conducenti di auto che siamo assicurati come per la nostra incolumità fisica, per una serie di altri rischi che sono propri del trasporto cittadino proprio. Una volta che io trasporto degli estranei, che sono poi anche degli ospiti con i quali quindi ho un rapporto economico, le coperture non valgono, e qui ci sono alcuni, diciamo, suggerimenti.